Carlo Magna è una figura di grande importanza, noi lo consideriamo tale perché è all'origine della moderna Europa. No? Qualcuno anche addirittura la chiama il padre dell'Europa, perché tra l'altro i confini del suo impero sono molto simili ai confini della cellula originaria della Comunità Europea fondata dai Trattati di Roma del 1957, no? che comprendevano eh, territori che comprendevano l'Italia, la Germania, la Francia e, e Belgio, Olanda e Lussemburgo. No? Quindi quasi si tratta dei confini dell'impero. Carolingio, alla sua massima espansione. Però in realtà eh, all'epoca forse pochi sarebbero accorti dell'importanza di questo personaggio, perché? Perché avrebbe governato sì ampi territori, ma territori abbastanza eh, spopolati, abbastanza eh, poveri di risorse, territori eh, contraddistinti da uno scarsissimo sviluppo dei commerci, non molto urbanizzati, contraddistinti da ampi domini di carattere rurale, a fronte ad esempio di un impero d'Oriente chiamato comunemente bizantino che era un impero Fondamentalmente urbano, contraddistinto da un sistema eh, civile altamente organizzato, in cui funzionava un sistema di prelievo fiscale efficiente, così come anche i vasti domini degli arabi avevano carattere eh, di domini urbani. Ecco, l'impero carolingio era un impero. Povero, no? eh, eppure è all'origine di uno sviluppo che porta a, a un'evoluzione um, che porta poi all'Europa moderna, no? perché dall'impero carolingio sarebbero derivati i, le grandi monarchie europee che avevano fatto la storia non solo europea ma del mondo, mentre l'impero romano d'oriente sarebbe stato definitivamente sconfitto dopo una fase di, di lunga fase di crisi nel 1453 dai turchi e eh, i vasti domini arabi col tempo avrebbero perso il loro smalto no? gli arabi sarebbero stati eh, poi sconfitti dai turchi, sarebbero frammentati, eccetera. Quindi diciamo che è eh, all'origine di sviluppi che successivamente avrebbero avuto grande rilievo. All'epoca eh, invece pensate che nel mondo Carolingio, pochissimi sapevano leggere e scrivere, la cultura era ai minimi termini, lo stesso Carlo Magno, dovete costruire delle scuole, la famosa scuola palatina, ma è l'embrione di, eh, di un processo di scolarizzazione estremamente limitato, eh, diciamo, riferito solo alle sue classi dirigenti e spesso andava al di là del saper leggere e scrivere e fare di conto, no? mentre presso gli arabi, presso gli bizantini, i bizantini, cosiddetti, c'era un fiorire dell'antica cultura e filosofia classica, rivisitata e arricchita dai contributi del cristianesimo orientale e dell'Islam dell e quindi insomma ehm, dobbiamo vedere le cose nei termini corretti. E Carlo Magno, altro, non è che un successore di precedenti sovrani franchi, avevano già ottimi rapporti con la Chiesa di Roma. E chiamato da, dal Papa di Roma, minacciato per l'ennesima volta dai Longobardi, cioè come già aveva fatto Pipino il breve, sconfigge i Longobardi. Ma questa volta li sconfigge definitivamente. Nel 1684, ehm, eh, come dire, dopo un lungo assedio, fa cadere Pavia la capitale dei Longobardi e, e imprigio, fa imprigionare Desiderio. E il re dei Longobardi, dopo aver ripudato sua figlia, che aveva sposato, diventa re d'Italia. Si cinge la corona ferrea che era stata per una volta fatta fabbricare dalla regina Longobarda Teodolinda alla fine del VI secolo e da, da quel momento in poi diventa simbolicamente il segno dei sovrani d'Italia, dei re d'Italia. Bene, Carlo Magno diventa quindi re d'Italia e si fa proclamare rex eh, francorum et langobardorum, cioè re dei Franchi e dei Longobardi. Eh, con questo titolo continua le sue campagne contro i pagani e contro gli infedeli musulmani. Nel caso dei pagani parliamo dei sassoni, i sassoni di eh, Vitichingo subiscono una serie di sconfitte, la guerra dura molto, dura 30 anni, alla fine si convertono a forza, 5.000 di questi vengono anche probabilmente molti di più massacrati perché non disposti a conversione, alla fine i, i sassoni si convertono al cristianesimo cattolico che anche era quello di Carlo Magno. Conversione forzata, violenze. Certo, questo è contro lo stesso spirito della religione, che come dire, richiede che ci si converta con il cuore, non per, sotto minaccia. No? Anche nei periodi più bui dell'Inquisizione ehm, europea, eh, mai la Chiesa pensò di convertire a forza qualcuno. No? Si poteva torturare qualcuno per estorcere una confessione o per ridurre qualcuno a non. Predicare, praticare l'eresia ma non si poteva pensare di convertire il suo cuore con la violenza invece Carlo Magno in modo molto più rozzo pensa di poter convertire i sassoni con la violenza i sassoni alla fine si convertono Allo stesso Vidi si converte perché si converte perché i suoi dei non sono stati abbastanza forti da reggere il confronto col dio dei cristiani quindi la conversione non è poi così storta come si potrebbe credere alla fine è probabile che molti si convertissero perché convinti di accedere di passare dalla barbarie alla civiltà e così così anche in seguito fino all'anno 1000 e oltre molte popolazioni leggermente pagane Popolazioni slave, baltiche o ungare o maggiare si convertono eh, tramite soprattutto l'azione dei loro sovrani perché convertirsi a entrare nella civiltà. Poi i capi di questi popoli divenuti cristiani, potevano acquisire anche maggiore autorità rispetto ai loro popoli stessi, perché erano loro soprattutto a convertirsi. Diventando cristiani accedevano alla nobiltà europea e quindi potevano poi avere una maggiore autorità nei confronti dei loro sudditi. Eh, il, si comincia a, a, a staccare aristocrazia magiara, polacca e eh, così via, dalla base popolare, spesso ancora paganeggiante, no? che non aveva ancora eh, proceduto a convertirsi. Quindi la conversione ha un significato di entrata nella civiltà e anche di interna distinzione sociale tra potenti già eh, convertiti e il popolo. E questo inizia già con Carlo Magno con la sua spedizione contro i Sasso. In ironia della sorte, il grande albero eh, sacro su cui convergeva il culto Culto dei sassoni chiamato in lingua norrena Yggdrasil, abbattuto da Carlo Magno per significare eh, diciamo la vittoria de, di Cristo contro gli idoli pagani, rinasce no, paradossalmente nell'albero di Natale. L'albero di Natale che tutti conosciamo, che spesso è associato al presepe cristiano, non è altro che un retaggio di questi antichi culti pagani nei confronti della natura e in particolare dell'albero del mondo eh, che era eh, al centro del culto dei germani. No? Quindi, non a caso, questo albero di Natale, da cui. Come dire, addobbo è eh, di pratica diffusa presso le popolazioni del nord Europa, eh, e poi è entrato anche attraverso gli Stati Uniti, l'influenza un anche commerciale, delle... eh, cultura americana, è entrato anche nel, nelle nostre case. No? Quindi, paradossalmente, c'è una sorta di vittoria postuma o di vendetta postuma dei sassoni nei confronti dei, di Carlo Magno: nel senso che un simbolo pagano è entrato nelle case cristiane, ma questo insomma è un discorso a parte. E con gli arabi le cose non vanno molto bene perché vengono sconfitti i carolingi con la famosa rotta. Di Roncisvalle, in cui parte la vita il paladino Orlando no? Rolando. E questa vicenda ha dato origine alla famosa chanson de Roland, a tutta una serie di tradizioni. Cavalleresche legate proprio al mito de, di Orlando, Orlando italiano Roland in francese. Ehm, in realtà fu un episodio abbastanza marginale che però venne enfatizzato nel tempo. Fu materia, divente materia letteraria nel XI-XI secolo in rapporto con le crociate. No? C'è una fase di grande conflittualità tra cristiani e musulmani, c'è cioè l'indizione da parte di Urbano II nel 1095 delle crociate e quindi in questo Contesto di fervore anti-musulmano. Vengono scritti questi poemi evocanti appunto un'antica battaglia, un'antica guerra tra il cristiano Carlo Magno e i musulmani. Della Spagna, come abbiamo già detto, molto più evoluto in realtà sul piano culturale civile degli stessi cavalieri e cristiani di Carlo Magno. Successivamente, verso eh, la fine della, della sua vita, Carlo Magno riuscì finalmente a strappare agli arabi di Spagna un territorio di confine, la marca di Spagna, nucleo della futura reconquista no, dei cristiani nei confronti dei musulmani, ah. per la quale bisogna però aspettare diversi secoli. L'impero quindi di Carlo Magno, alla fine, è abbastanza vasto. Nell'Ottocento. Carlo Magno viene riconosciuto formalmente imperatore da Papa Leone III e questo è un interessante episodio perché Carlo Magno aveva tutto l'interesse a farsi riconoscere imperatore dopo essere fatto riconoscere re dei Franchi e dei Longobardi. Già dal 774. Ma nell'800 si fa riconoscere imperatore romano, del popolo romano e questo era molto importante per acquisire ancora maggiore autorità sia verso i romani, i latini, ma anche verso i suoi stessi sudditi franchi. E tuttavia mh, ci fu un episodio narrato da Ginarto che lasciò un po' di eh, malumore in Carlo Magno. E quale episodio? Il fatto che fosse il Papa a porgere Carlo Magno la corona e impugnela. È come se fosse il Papa il depositario della possibilità di conferire il titolo imperiale. Questo poi creò una forte tensione anche con Costantinopoli. Carlo Magno quindi fu il primo di imperatori che da quel momento in poi in Occidente furono tali perché incoronati dal Papa, dovevano ricevere naturalmente il riconoscimento della nobiltà del, del paese di provenienza, ma eh, gli imperatori dovevano anche essere acclamati dal popolo di Roma soprattutto essere incoronati dal Papa. E questo è un evento, costituì una rottura, eh, perché la Chiesa di Roma acquisì un, un potere eh, inaudito, cioè di nominare gli l'imperatore. Mai un vescovo avrebbe nominato un imperatore. A Costantinopoli non poteva accadere, succedeva al contrario, l'imperatore di Costantinopoli che costituiva e nominava i vescovi, quindi avveniva l'opposto. Invece qui abbiamo un vescovo che appartiene all'impero d'Oriente, perché Roma apparteneva formalmente all'impero cosiddetto bizantino, un vescovo appartenente ad un impero che costituisce imperatore e eh, eh, un re barbaro. E questo è chiaramente un atto... Che fu preso molto male in Oriente, ci fu una sorta di tensione, anche un vero e proprio conflitto tra l'impero d'Oriente e l'impero di Carlo Magno. Si cercò di mediare cercando di fare in modo che Carlo Magno sposasse Irene, imperatrice d'Oriente. Il fatto che in Oriente ci fosse come imperatrice una donna fu motivo per giustificare l'incoronazione di Carlo Magno agli occhi de, dei cristiani d'Occidente, no? e giustificò l'azione del Papa, comunque fallì questo tentativo, Irene non era una stinca di santa, era una persona che aveva fatto assassinare suo figlio, fu detronizzata, il fatto che fosse donna giocò a suo sfavore, e i due imperi continuarono a mantenersi ostili, anche se a un certo punto l'imperatore d'Oriente riconobbe Carlo Magno e i suoi successori come imperatori ma non imperatori romani, un titolo che gli imperatori d'Oriente continuarono a riservare a se stessi. Il Carlo Magno morì nell'814 eh, lasciando un impero molto vasto, organizzato come approfondiremo meglio in ducati, eh, marchesati e contee. E suo figlio riuscì a tenere insieme l'impero, Ludovico il Pio, ma alla morte di quest'ultimo eh, l'impero fu diviso eh, tra i figli, secondo una tradizione risalente diciamo, alla... Cultura salica dei Merovingi adottata poi dai Carolingi, cioè i signori dividevano i loro domini tra i loro figli, sia che fossero domini privati, sia che fossero interi imperi. Questo chiaramente non favorì l'unità dell'impero e mostrò anche la differenza tra l'impero carolingio e un impero come quello romano, che certamente non veniva diviso tra i figli dell'imperatore come accadeva presso i Carolingi, quindi insomma un impero molto diverso da quello romano, anche se si vantava di essere l'erede. Carlo Magno eh, una capitale da Quisgana adottando uno stile eh, che noi chiamiamo bizantino, cioè lo stile di quello che per lui era lo stile dei, dei romani, eh, prendendo anche maestranze, anche i marmi da Ravenna, le antiche capitali de, del Regno d'Italia o del, dell'esarcato bizantino in Italia, no, e quindi attingendo proprio ad una matrice culturale di tipo bizantino. La stessa arte diffusa in Occidente, quando c'era era un'arte di matrice cosiddetta bizantina questo ha mostrato una continuità della cultura tardo-antica fino al tempo di Carlo Magno e oltre. Carlo Magno non era in grado di innovare su questo profilo, introdusse sì qualche innovazione come la minuscola Carolina nella trascrizione dei manoscritti, ma di fatto la, la cultura carolingia è ancora una cultura impregnata di di una visione tardo-antica come era quella propria de, de, del, del mondo bizantino. No? E, e quindi in realtà Carlo Magno voleva essere riconosciuto un come quello di Bisanzio, ma in effetti lo era solo fino a un certo punto, non sapeva neanche leggere e scrivere, no? per fare un esempio, mentre presso gli arabi come presso i bizantini la cultura era molto avanzata. Comunque sia, e alla morte appunto l'impero viene ereditato da Ludovico il Pio e alla morte di quest'ultimo, a metà del IX secolo, si frammenta. Eh, però eh, con Carlo Magno nasce la grande aristocrazia europea perché come abbiamo detto il suo impero viene amministrato da figure, da funzionari che eh, assunsero il nome di duchi, marchesi e conti i duchi governavano territori omogenei sotto il profilo eh, diciamo, etnico come la Sassonia, la Svevia, la Baviera e via discorrendo e, eh, sostituendo gli antichi signori Appartenenti a queste genti, quindi erano signori franchi che andavano a governare i Bavari, cioè i progenitori attuali bavaresi, i sassoni, gli Svevi e le Scorrenti e questi erano i duchi. Poi in territori un po' più piccoli, meno omogenei sul troppo fino etnico, erano governati dai conti, i comiters, i compagni d'arme del re o imperatore. E le frontiere erano controllate dai marchesi, cioè erano i signori delle marche, marche, termine di origine tedesca e eh, germanica, che significa confine o segno di confine. Quindi erano, eh, era all'origine questa distribuzione di cariche, di funzioni della nobiltà europea. Quindi originalmente questi funzionari erano nominati dall'imperatore che li poteva sostituire con altri, li controllava tramite i missi dominici. Però col tempo, come approfondiremo, questi signori, con l'indebolirsi del potere centrale, intesero sempre più a trasmettere le loro funzioni, anche i territori che governavano, ai loro figli. E questo fu l'origine della nobiltà europea, perché nacque un, sempre più, si consolidò un ceto distinto da quello del popolo, fatto di nobili che potevano trasmettere i loro domini ai loro figli, e gerarchizzati secondo questa piramide ideale che aveva al proprio verso i duchi, poi successivamente gli arciduchi, i marchesi. I conti no? e sotto, poi successivamente eh, verranno tradotti ehm, anche i baroni, un titolo di origine romana diffuso specialmente in Gran Bretagna e nell'Italia meridionale. Quindi abbiamo, nasce la mappa. Diciamo della nobiltà europea, no? che è adesso è quasi scomparso, perlomeno esiste ancora, ma non ha più questa funzione. Ma fino a tempi recenti, fino al Settecento diciamo, e oltre, ebbe un ruolo determinante nel, nel, nel gioco politico europeo. No? Alcune delle grandi sì, diciamo, sì. Dei re d'Europa, come i Borboni, Asburgo, eccetera, sono eh, nobili di origine eh, in qualche modo molto antica. Chi può vantare di avere addirittura una, una, una casata che è stata insignita al titolo? Nobiliare al tempo di Carlo Magno e i suoi successori appartiene alla più antica aristocrazia europea, mentre chi è una casata eh, che è stata costituita come casata nobiliare da sovrani più recenti come i Capetingi in Francia e simili, naturalmente ha, ha un prestigio un po' più basso no? per non parlare della nobiltà più recente, la nobiltà di Toga costituita dai sovrani di Francia nel 400, 500 e oltre. Quindi abbiamo varie, diciamo, stagioni di costituzione di ceti nobiliari, i più, quelli più antichi e quelli meno antichi. No? Le più antiche casate nobiliari. Risalgono proprio all'età di Carlo Magno, quindi dobbiamo immaginare che i Franchi sostituirono i signori germanici dei vari territori d'Europa, gli invasori no, dell'impero romano del, del V e VI secolo, con esponenti della loro della loro. Della loro um, eh, la loro allora etnia, proprio quella franca, per cui i signori d'Europa, l'aristocrazia la europea è tutta, tutta quanta o prevalentemente origine franca, no? C'è qualche eh, diciamo erede di antichi signori longobardi piuttosto che sassoni o, ba o bavari, però fondamentalmente la nobiltà europea ha un'origine franca, anche la nobiltà germanica ha un'origine franca, perché la Germania fu occupata appunto dalle guerre contro i sassoni dai Franchi, quindi, diciamo, la nobiltà europea ha questa matrice germanica ma specificamente franca e questo mi diciamo, sembra la cosa più importante da ricordare a proposito di Carlo Magno